Buongiorno, sono Teresa Maria Caputo del TG Letti 4 Globo Flash News. Passiamo ora alle notizie. Caorle, colpito dalla vela turistica, soccorso in alto mare. Poco prima delle 15 di oggi, i vigili del fuoco di Mestre sono stati i protagonisti di un importante salvataggio in mare con l'ausilio dell'elicottero Drago 154. A essere soccorso a oltre 12 miglia al largo della costa di Caorle è stato un velista austriaco di circa 60 anni. L'uomo si trovava a bordo dell'imbarcazione quando quest'ultima, stando a una prima ricostruzione, è stata investita dal forte vento che ha accompagnato un temporale. Le raffiche hanno mosso la randa, la vela sull'albero principale dell'imbarcazione, la cui base ha colpito alla testa l'uomo. Nell'impatto, il sessantenne avrebbe riportato un trauma cranico e una profonda ferita all'arcata sopraccigliare. L'allarme è stato lanciato dai compagni a bordo e sul posto si è precipitato l'elicottero dei pompieri, oltre alla vedetta CP 833 di Venezia, sotto il coordinamento della Guardia Costiera e la CP 846 di Grado. Nel tratto di mare era stato nel frattempo dirottato anche il mercantile Neptune Liat, che si trovava in quel momento in navigazione a circa 6 miglia dal luogo del soccorso. Arrivati sulla verticale dell'imbarcazione, due soccorritori sono stati vericellati dall'elicottero a bordo dell'imbarcazione e hanno soccorso l'uomo, che è stato trovato anche in un principio di ipotermia per la pioggia e il freddo. Il sessantenne austriaco è stato caricato a bordo dell'elicottero e trasportato per accertamenti all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Concludendo questo TG, io vi saluto a voi telespettatori e vi aspetto alle prossime notizie.